Saluti a tutti. Dal momento che si parla tanto di rivendicazioni storiche sulla Palestina, oggi parleremo dei sardi quando governavano sulla Palestina. Lo storico Alessandro Barbero, in un video pubblicato di recente, sostiene che il regno di Israele non è mai esistito. Gli archeologi israeliani, continua a dire Barbero, hanno scavato ma non hanno trovato le vestigia del Tempio di Salomone, né altre tracce della cultura ebraica. Sulle origini della Palestina sono intervenuti i rappresentanti di vari stati presso le Nazioni Unite, sostenendo che quella terra appartiene storicamente ai palestinesi. Gli archeologi israeliani però hanno fatto altre scoperte importanti. Vediamo quali. Un anno fa l'ambasciatore israeliano si è presentato in Sardegna al governatore Christian Solinas per comunicargli il ritrovamento in terra ebraica di un villaggio sardo risalente orientativamente al XII secolo a.C. In altre parole, gli archeologi israeliani hanno identificato nella città riportata alla luce le strutture megalitiche utilizzate in Sardegna per la costruzione dei villaggi nuragici. Il dato è sorprendente poiché gli israeliani riconoscono ufficialmente la presenza sarda nel Mediterraneo orientale antico. Nell'onomasticon di Amenope, che risale alla fine del XII secolo a.C., sono elencati i popoli del mare presenti in Canaan o Terras Canas, nel sud dell'attuale Israele: Shardanas, Sardanus, Tigieker, Calaritanus e Pelesete Filistei Pedargios. Nel testo sono inoltre menzionate pure le città filistee sulla costa: Ashkelon, Ashdod e Gaza. Quest'ultima potrebbe discendere dal gazile, lo soppiato occipitale del cranio, da cui deriva il termine azza, che significa filo della lama. Per questo, Sominazzudu, o l'uomo coriaceo, è quello tagliente. Durante una mia ricerca sulle origini dell'Ardia, individuai proprio nel Monte Carmelo, nei pressi di Haifa, luogo dove è avvenuta la scoperta, il toponimo Bardia, che vuol dire guardia. Alle città e ai territori dell'antica Palestina ho dedicato inoltre un capitolo del mio libro Roma Colonia Sarda, in cui rilevo che i Filistei, chiamati localmente Pelistim, altro non erano che i sardo perlaci, da Pedargios, così denominati per via del loro abbigliamento di pelle o pelle conciata, avvolta nella vita e a protezione del corpo. Per descrivere i perlaci, Pausania, scrittore e geografo greco, sfodera il mito pelagico della creazione. Il primo uomo fu Pelasgo, capostipite dei Pelarci. Egli insegnò all'uomo come cucire tuniche in pelle. Lo storico Foro di Cuma riferisce di un brano di Esiodo e descrive i Pelagi come un popolo di guerrieri che aveva colonizzato tutta la Grecia fino alla Troade e sono in stretta correlazione con i Tirreni. Il mare intorno alla loro isola di Sardegna era pronunciato Turrenu, da Turru, il bastone di comando del Tirso. Erodoto ci parla della lingua dei Pelarci. Quale lingua parlassero i Pelarci non sono in grado di dirlo con esattezza. Basandomi sulle popolazioni pelagiche superstiti, posso dire che i Pelarci parlavano una lingua barbara. I greci usavano l'espressione barbaro per i popoli maggioritari della Grecia antica. Barbaro è un termine prettamente sardo e significa dell'alba. Infatti il simbolo del regno di Arbaree era il pioppo, l'albero della vita, chiamato in sardo Costi Arbu o Linna Arbu, da cui Arbeschida, ossia alba e schida, alba. Chi erano i Pelagi? Pedargios lo dice Tito Livio nel passo in cui racconta la guerra combattuta in Sardegna dai Romani. Era un sicola allora passato ai sardospellitos per armarvi la gioventù. Poi Livio descrive l'abbigliamento che contraddistingueva i sardi, nazione mista di varia sorte di barbari, portano addosso corazze di pelli cucite di muflone. Le parole di Livio, confermate da Plinio il Vecchio, trovano realtà nella statuaria e nella bronzistica sarda. I Filistei erano dunque i Pelistin pellaci della barbaria. In antichità vi è stata una trasposizione di cultura e di nomi dalla Sardegna alla Palestina, terra che i sardi conquistarono e colonizzarono ben prima dell'età del bronzo, dal momento che hanno rinominato buona parte della toponomastica locale che ancora oggi sopravvive.
La Bibbia è una fonte incredibile di informazioni e ci dice che tutte le città sul mare appartenevano ai Filistei per l'arci. Guai agli abitanti della costa del mare, la parola del Signore è contro di te, Canaan, paese dei Filistei, recita il libro di Sofonia. Tra i Filistei vi era, oltre alla collegialità nelle decisioni, l'alternanza al comando dell'esercito, per cui è raro trovare nelle fonti antiche un riferimento diretto a nomi di dittatori, se non eccezionalmente a qualche condottiero o principe come quello citato nel primo libro di Samuele. Ma essi dimenticarono il Signore, loro Dio, ed egli li consegnò in potere di Sisera, capo dell'esercito di Assor, e in mano dei Filistei. In greco, Sisura vuol dire mantello di pelle, come quello di colore rosso porpora indossato dai perlaci sardi. La Galilea, dove è situato Monte Carmelo o Monte Bardia in Israele, ci riporta direttamente in Sardegna, nella regione della Galilla, omonima curatoria medievale nel Gerrei. I galilensi e sardi, presenti nella onomastica con i vari Gali, Galisto, Gallisto, Galisai, Gallus, eccetera, erano così denominati perché rappresentavano il sole all'alba, nell'arbeschi da un impudile, come una bella fanciulla galana. Il Monte Bardia, sardo, si affaccia sulla città di Dur, Gale, e in quella di Gal, Tedi, come fosse nella Galilea orientale. Palestina è il nome dedicato alla divinità di Pale, la dea protettrice dei pastori, che aveva preso il nome sardo dalla pazza, palla o padda, ossia la paglia che alimentava il bestiame, protetto dal paddio. La divinità cornuta di Baal riprendeva il sardo Baal, la paglia pressata. Nella nostra cultura, la fortuna viene considerata come la personificazione di una dea bendata. Il ritrovamento fortunoso di un tesoro è detto in sardo sidadu, da cui, togliendo il suffisso adu, che costituisce l'azione verbale, rimane la radice sid. Sid sarebbe la divinità eponima di Sidone, ovvero sia colui, il fondatore, che per primo ha tracciato il perimetro della città proteggendola da mura. Il greco Sidon, così come il latino Sidon, l'attuale città di Saida, ha la stessa denominazione del Sid, scritto Sid, medievale artefice della reconquista iberica. Il Sid di bronzo era identificato con il dio guaritore Smun, nome che riporta con le due consonanti MN ad Amon, il dio guerriero con l'elmo cornuto. Il culto era professato poco distante da Sidone. In latino il sigillum era qualcosa di importante, ancora sigillato, e che recava il sigillo di Ceralacca, in modo tale che solo il destinatario potesse aprirlo. Contestualmente in Sardegna si dice Siddau per un determinato bene chiuso ermeticamente, anche in modo figurato, come Sasbarra Siddias, le guance chiuse, per conservare un segreto. Siddiu è colui che si tiene ben stretti i soldi. Il Siddu, derivato da Sigidu, in quanto la doppia L esprimeva anche il suono cacuminale D, era in antichità pure una moneta. La Geras, in greco antico Geras, era la ricompensa o dono che riceveva il soldato come bottino di guerra. Geras, senza la S sigmatica del nominativo, si leggeva come il sardo Gerra. Il primo di guerra veniva suddiviso in rapporto ai gradi di comando, in altre parole seguendo una gerarchia, che sempre in greco vuol dire, tra gli altri, carica o dominio, Geras, nell'esercito, arca. In battaglia, se si otteneva la protezione degli dei, la Gera poteva soddisfare il costo della guerra, un po' come avviene ancora oggi. Il re dei Filistei aveva sede a Gerar, come riporta più volte il libro della Genesi. Il territorio dei Cananei Filistei andava da Sidone a Gerar e da Gaza fino a Lesa. Al suo interno, oltre alle importanti città costiere, erano disposte in luoghi strategici lungo il fiume Giordano una serie di fortezze inespugnabili, tra cui quella della città di Siddim. Una delle maggiori tribù che risiedeva nelle terre cane di Canaan, ossia biancastre, era quella dei Gergesei, riportata tra gli altri nei libri di Giosuè e Giuditta. La radice Sid di Sidone è contenuta nel toponimo di Sid, che in Sardegna con la sua giara è simile in tutto e per tutto alla fortezza della Siddim orientale.
Sidi è inoltre un cognome sardo, diffuso proprio nella parte centro-meridionale della Sardegna, con un nucleo consistente a Sant'Antioco, a pochi chilometri dal tempio del Sardospater, in cui è stata rinvenuta l'iscrizione divinatoria a Sidi, babbaio padre sardo. Sidone era dunque l'accrescitivo di Sidi, a rappresentare la fortuna. La gera era conosciuta in diversi luoghi. In antichità riportavano tale toponimo le città Gera sulla Egea settentrionale, quella di Gerenos nella Messenia e l'altra di Geruisi nella Troade. In Sardegna, nel Sarrabus Gerrei, intorno alla curatoria medievale di Galilla Gerrei, insistono ancora la cittadina di Pauli Gerrei, San Nicolo Gerrei e il paese di Gergei, patria sarda dei Gergesei. Il suffisso del Gior Danu è contenuto nella più grande pianura sarda, nel Campu Danu. Danu era una divinità primordiale delle acque, da cui Gior Danu. La città antica di Lesa o Lusa, dove oggi insiste la città di Petra, patrimonio dell'UNESCO, deve il suo nome al terreno variopinto o lusitano che richiama il sole al tramonto, nel momento in cui muore a occidente. Per questo i campi Elusio, i campi Elusei, erano nella mitologia il luogo dell'oltretomba. In Sardegna, la città di Lesa o Lusa, oggi Sardara, da sardo, che significa rosso, è legata alle sue acque termali calde. In sardo l'acqua calda è detta tra gli altri Cadda, come le terme di Calliroe, pronunciato Cadiroe, situate nel Mar Morto. Tanto più il sole è alto sull'equatore celeste, il 21 giugno di Lampadas, quanto più le giornate aumentano di luminosità. Le stelle, che oggi nel cielo notturno si trovano in corrispondenza della linea del sole o eclittica, costituiscono le 12 costellazioni o segni zodiacali. Attualmente il punto d'ariete durante l'equinozio di primavera cade nella costellazione dei Pesci, ma a causa della precessione degli equinozi, 3000 anni prima di Cristo, tale punto gamma si trovava nella costellazione del Toro o Boe. I sacerdoti o astronomi sardi antichi avevano per questo ideato un copricapo cornuto per rappresentare la costellazione del Toro e una galea o elmo pennato, piumato e crestato per imitare il sole. Galea infatti deriva da gala e richiama l'alba, una città del sole mattutino. La gala a sua volta si rifà al gallo, ovvero sia al pennuto che annuncia il sorgere del sole. In sardo questo momento è detto tra gli altri impudile, da puddu, gallo, per cui il puddu o divinità di Apollo era identificato con il sole. In Sardegna, per questo, il mese di dicembre viene detto mese de Nadale nella parte centro-settentrionale dell'isola e mese de Idas nella parte centro-meridionale. Nadale era riferito alla nascita del sole e Idas alla nascita della luna. Dal 13 dicembre, giorno di Idas, al 24 dicembre, giorno di Nadale, trascorrono 11 giorni, tanti quanti nel calendario astronomico passano tra la nascita della luna e quella del sole. Nella mitologia, infatti, Diana, divinità lunare, aveva assistito la mamma durante il parto del fratello Apollo, divo del sole. In antichità, alla nascita del sole, dunque, assistevano i sacerdoti con l'elmo cornuto a rappresentare la luna, divinità vergine o bajana per eccellenza, nella costellazione del Boe, e quelli con la galea pennata o crestata ad imitare il gallo o il puddu. Il solstizio era pertanto il momento in cui il sole mostrava il sollevamento della sua cresta. Stizzitu o stizzudu, così come viene pronunciato a Castelsardo, è colui che alza la cresta, similmente alle Incaboniscau campidanesi e alle Inchigristadu logudorese. Sas femina sas un ponzende coccorosta, le donne stanno alzando la cresta, dicono a Nuoro, mentre a Villanova Monteleone cantano sas baciana su un impuddu casighere in cujuare. Le giovani baccanti di Diana o Zana alzano la cresta perché si vogliono sposare. In altre parole, le nubili della luna individuano nel sole il momento propizio per il matrimonio. Ancora oggi, la messa di mezzanotte cantata il 24 dicembre per festeggiare la nascita di Cristo è detta in sardo Missa de Buddu, ossia Messa di Apollo. In tempi relativamente recenti, l'accensione del fuoco per festeggiare il sole è stata acquisita dai cristiani è consacrata a San Giovanni Battista, il profeta che aveva battezzato Gesù.
nei templi dedicati ad Apollo a Puddu, come quello in Delfi, dove operavano le puzie, vi era sia il fonte battesimale, sia il forum, forro o furro, cioè il forno, i due simboli ancestrali che costituivano l'acqua e il fuoco. I sacerdoti di Apollo a Puddu avevano il copricapo piumato, pennato o crestato, come la testa di un gallo. Lo scrittore Esiodo testimonia che la Pentecoste o Pasqua de Flores coincide con il sorgere delle Pleiadi, l'ammasso stellare facente parte della costellazione del Toro. La maggiore di queste stelle porta il nome di Maia ed è per questo che i sardi gli hanno dedicato il mese di Maggio, maggio. Il mese Magianum è infatti per antonomasia il mese del fiore, simboleggiato dalla rosa che sboccia rigogliosa come la natura o come la giovinezza dell'uomo. Maia, come Iside, era considerata la dea della fertilità e della procreazione. Con l'avvento del cristianesimo, il mese di maggio, Magiano da Magia è diventato Mariano, dedicato a Maria, madre di Cristo, ed il 15 dello stesso mese viene festeggiato Sant'Isidoro, la cui omonimia con la divinità di Iside è evidente. Ciò che in alcune religioni monoteiste è la comparsa del Messia, in sardo rappresenta idealmente l'arrivo delle prime messi, con il taglio dell'orza proprio nel mese di maggio. Tale visione celeste delle Pleiadi, inoltre, era il segnale per dare inizio alla navigazione d'altura. Masia, esattamente come viene pronunciato il Messia in ebraico, scritto Masiach, è un diffuso cognome sardo che è riportato in altre varianti con Magia. A questo punto trovo facile fare la connessione tra Masia o Magia, riferiti a Magia, e il Messia che si manifesta nel mese delle messi d'orzo o di Maggio. Anche il masone, ossia il gregge, scritto con la grafia antica Ma Dione, può essere ricondotto al cumone delle Pleiadi. Gli storici e i linguisti moderni hanno legato il masiach ebraico al greco Christos o Christos, che vuol dire unto. Ma è chiaro che si tratta di uno scambio di nome. Il Christos greco o unto eventualmente potrebbe avere una connessione con il manico dell'aratro, che viene detto in sardo manunta. Crista, invece, in sardo è la cresta del gallo, chiamata Crista de Puddu. Il Cristo, quindi, era il copricapo dei sacerdoti di Apollo a Puddu, indossato dai filistei sardo pellaci. Perché battezzi se non sei il Cristo? Chiesero a Giovanni i sacerdoti giudei. Pertanto, Cristo era religioso, con l'elmo cristato o crestato, che aveva il potere di battezzare. Cosa sia un elmo o copricapo cristato, lo dice prima dell'avvento del cristianesimo il letterato romano Ovidio, vissuto proprio a cavallo dell'anno 0 di Cristo. Nella sua opera Metamorfosi, egli dipinge Minosse come un sacerdote. Minosse nascondeva il capo sotto un elmo grazioso cristato di penne. L'elmo cristato è quello caratteristico dei guerrieri e sacerdoti sardi, impersonato da diverse figure nei bronzetti nuragici e riprodotto nella moneta del Sardus Pater, a rappresentare la nascita del sole. I profeti del Nuovo Testamento chiamano Cristo anche con il nome di Gesù, scritto Jesus, tratto da un originario, Diesus, evolutosi in greco con Zeus, che deriva dal sardo die, quindi giorno. Per questo gli evangelisti danno i natali a Cristo proprio nel giorno del Dies Natalis Solis Invicti, che i sardi festeggiano dai primordi con la loro Missa de Puddu, per annunciare la nascita del nuovo sole a mezzanotte del solstizio d'inverno, il 21 dicembre, spostato da Cesare al 24, in die Pasca de Natale. Rivolgendosi ai suoi discepoli, Cristo disse: «Se qualcuno vuole venire dietro di me, prenda la sua croce». Sinnati è liberativo sardo per chiedere a qualcuno di farsi il segno della croce. Susinnus sardo traduce il sinus, il seno evangelico, inteso sia come mammella sia come organo di concepimento femminile. Il simbolo della croce è antico quanto la cultura dell'uomo, poiché si rifà alla costellazione del Cigno, che disegna nel cielo una croce formata da 5 principali stelle. In tempi relativamente recenti è stata coniata una moneta di 5 centesimi chiamata Sisino. Susisinus sardo, equivalente al 5 centesimo in spagnolo, era dunque la realizzazione di una unità monetaria stellare. Vi è un collegamento diretto tra il Sisino e il Sisini, poiché quest'ultimo in sardo traduce proprio il nome del Cigno in italiano. La voce Cigno è un adattamento del volgare al latino ecclesiastico Cignus,
che il restituto o lingua delle origini si pronunciava kun, ossia organo genitale femminile. Infatti, il simbolo della croce con il cerchio sovrapposto rappresenta ancora oggi la femminilità. Tale figura è contenuta nella croce ansatta egiziana, nella dea Tanite delle acque e nei pozzi sacri. Una statuina cruciforme della dea madre è stata rinvenuta a Sinurbi e diversi nuraghi, qualcuno a forma di pozzo sacro di dea Tanite, sono detti proprio Sisini. Sembra incredibile, ma l'imperativo Sinnati fa il segno della croce, percorre a ritroso migliaia di anni di storia sarda pre-cristiana. Gli israeliani, nel corso del loro esodo dall'Egitto verso la Palestina, fecero una sosta a Mara, dove poterono abbeverarsi dopo aver attraversato il deserto. Mara è l'epiteto di acqua ancestrale. Mara del Sinai è sinonimo di diversi centri abitati sardi. Mara nel Meliuk, Mara nel Koros. Inoltre, Mara è anche il primo nome del composto Mara Calagonis nella provincia di Cagliari e di Mara Arbarei nel Medio Campidano. Il Sinai egiziano è uguale al Sinai sardo. Entrambi i coronimi derivano dal Sisini, vale a dire dal Sinus o Kunnu. Così come oggi gli israeliani impediscono ai palestinesi di possedere armi, in antichità i filistei sardi avevano sottratto agli ebrei la possibilità di costruire oggetti che potessero diventare offensivi. Ecco come descrive il dato un passo della Bibbia. Non si trovava un fabbro in tutta la terra di Israele, perché così dicevano i filistei, gli ebrei non fabbricano spade o lance. Pertanto gli israeliti dovevano sempre scendere dai filistei per affilare, quando l'aratro o la zappa, quando la scure o il vomere dell'aratro. La frase riportata da Samuele, scendere dai filistei, significa implicitamente che gli ebrei abitavano sulle montagne e i filistei nelle pianure. È arrivato il giorno in cui saranno distrutti tutti i filistei e saranno abbattute Tiro e Sidone. In questo caso è chiaro che il mare dei filistei giungeva da Gaza a Tiro e da qui fino a Sidone. La città dei tintori di porpora, Tiro, aveva la sua protezione nella divinità di Lusia, la rossa. Tiro era scritto Turus e si pronunciava Turru, come il bastone di comando del Tirso sardo. Secondo la Bibbia, il confine dei Cananei andava da Sidone in direzione Gerar fino a Gaza, poi da qui all'Esa. Giosuè nella Bibbia dà un'ulteriore indicazione dei territori cananei. Queste sono le terre, tutti i distretti dei Filistei e tutto il territorio dei Gerusiti, da Sicor di fronte all'Egitto fino al territorio di Ecrona settentrione, sono zona considerata cananea. I cinque principati, ovvero sia le cinque città più importanti dei Filistei, erano Gaza, Ashdod, Ascalon, Gat ed Ecron. Apparteneva ai Filistei anche il territorio degli Avviti nel meridione. A tale proposito Giosuè scrive: il territorio dei Cananei si estende da Ara, che è di quelli di Sidone, fino ad Afek e al confine con gli Amorrei. Il nome della città filistea di Ashdod, chiamata in greco antico Azotos, traslitterato in sardo latino, diventa Azudu, che significa coriaccio o più precisamente a filo di spada, come la più importante città greca di Atene, pronunciata Azenai, che ha preso il nome dagli Azeni sardi. Nel primo libro di Samuele è indicato il nome del comandante filisteo della città di Gaz, chiamato Achis. Tale appellativo in sardo è detto ancora oggi come in ebraico se preceduto da una parola che termina per vocale, altrimenti se pronunciato con la B iniziale diventa Bacchis. Bacchis, cognome sardo, e Bacchisi, un nome sardo, sono particolari della Sardegna. Essi derivano da Bacco, che a sua volta è l'equivalente di Dioniso, così chiamato perché portava il Bacco sacro del Tirso o Turru. Secondo il racconto biblico, gli abitanti di Sennar decisero di costruire una città e una torre, o nuraghe, la cui cima raggiungesse il cielo, ma Dio punì il loro orgoglio e interruppe la loro costruzione. La città di Sennar non è mai stata identificata e l'unico riferimento toponomastico è quello della città di Sennar posta sul Nilo Azzurro, nel Sudan. In Sardegna esiste un villaggio chiamato Sennaro, nonché il paese di Sennariolo. Nei pressi della cittadina di Sennaro, Sennori, è situato il villaggio di Geritu, simile al Gerico palestinese. Nella terra di Palestina esisteva anche una città di nome Tirsa, scritto Tursa, esattamente come chiamato il più grande fiume della Sardegna. Secondo il primo libro dei Re,
Tirsa fu presa dai giudei. Nell'anno 27 di Asa, re di Giuda, Zimri divenne re per 7 giorni a Tirsa, mentre il popolo era campato contro Gibeton, che apparteneva ai Filistei. Tirsa in origine era scritto Tursa ed era pronunciato Turra, come il bastone di comando, Tur, espresso al femminile, essendo una città. Gli ebrei, durante la loro permanenza in Palestina, erano alle dirette dipendenze dei Filistei e assimilarono tutte le usanze dei loro padroni, compresa quella di chiamare i giudici governatori del territorio, come i giudici sardi, presenti ancora nel Medioevo. Dio aveva giurato a mano alzata che avrebbe condotto il popolo nella terra di Palestina, dice un passo del libro dell'Esodo. La mano alzata e aperta dei capi tribù, in segno di saluto, è una costante nei bronzetti nuragici che raffigurano i principi sardi. Quando gli ebrei giunsero nella terra promessa, trovarono quei luoghi già abitati da Ittiti, Gergesei, Amorrei, Cananei, Perizziti, Evei e Jebusei, ma soprattutto Pelasci. Gli ebrei vissero la prima parte della loro permanenza in Palestina servendo gli dei Pelasci. Nel libro dei Giudici, infatti, è scritto: gli israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidone, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e quelli dei Filistei. Gli ebrei trascorsero buona parte della loro storia nella condizione di schiavi dei Pelasci. Gli israeliti abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro Israele e li consegnò nelle mani dei Filistei, recita la Bibbia. Il profeta Samuele fa parlare in prima persona uno dei capi filistei che incitano i soldati a combattere contro gli israeliti. Siate forti e siate uomini, o filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei, come essi sono stati vostri schiavi. Il faraone egiziano Akhenaton, o meglio Amenofi IV, in carica presumibilmente dal 1351 al 1336 a.C., si distinse per aver abbandonato la tradizione millenaria politeista egiziana, abbracciando il monoteismo, introdotto da lui stesso e basato sul culto di Aton, dio unico ispirato al sole. Dopo la sua morte, i successori ne cancellarono ogni traccia, distruggendo tutto quello che egli aveva costruito intorno alla sua immagine e al suo dio, eliminando il sovrano dalla lista reale, come se non fosse mai esistito. Arrivò forse anche il momento in cui i seguaci del Dio unico venissero perseguitati e quindi costretti ad abbandonare l'Egitto. Non si sa quando questo avvenne, né se la diaspora di Mosè e del suo seguito sia legata alla fazione monoteista discendente da Akhenaton, andata in disgrazia, ma le coincidenze fanno ipotizzare una loro connessione. Dio, infatti, è sinonimo di Die e Deus, omonimo di Zeus, scritto in quest'ultima maniera, quando i greci mutarono la lettera Z con la barra dritta e in quella in uso con la barra obliqua. È anche possibile che gli ebrei si siano mossi dall'Egitto in seguito a un'ondata di carestia, come quella scoppiata subito dopo la guerra di Ramesse III contro i popoli del mare. Nella Genesi della Bibbia si parla anche di questo. Venne una carestia nella terra, dopo quella che c'era stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. La Bibbia racconta l'esodo dall'Egitto degli ebrei, i quali rifiutarono tale etnonimo, perché ebrei o bebrei è il nome sardo della pecora. Durante la guerra tra filistei e israeliti, i perlaci sardo-filistei sconfissero gli ebrei e sottrassero loro l'arca dell'alleanza, così come recita un passo di Samuele. Giunse il messaggero e disse: Israele è fuggito davanti ai filistei, subendo una grande sconfitta. Inoltre i suoi figli sono morti e l'arca di Dio è stata catturata. I filistei non vollero tenere per sé l'arca e la riconsegnarono agli israeliti. L'arca era il simbolo primordiale dei sardo-filistei, rappresentata nelle loro navicelle votive in bronzo. All'interno dell'arca, si racconta, vi era della manna e la verga o ferula di Aronne, che era fiorita. Aronne era il sommo sacerdote ebraico. La manna è un termine prettamente sardo ed è relativo alla mietitura del grano. Nella fase del taglio, il frumento veniva preso con una mano e falciato con l'altra. Ogni 12 manadas, manatte, raggruppate insieme, si componeva un mannugio, che vuol dire mano grande, e ogni 12 mannugios
si formava una mannata, da cui manna, detta anche covone. Dio disse a Mosè: farai un'arca di legno di acacia lunga 2,5 cubiti. Il cubito era l'unità di misura più comune nell'antichità e corrispondeva all'incirca a 44,44 cm. Questa era la distanza che andava dal gomito alla punta del dito medio. Pertanto, quando si doveva misurare una stoffa, bastava appoggiarvi sopra l'avambraccio e si aveva a occhio la misura del cubito. Il cubito è un termine sardo che significa gomito e contiene il significante, ossia l'elemento fisico da cui è scaturita l'unità di misura, che è il suo significato. Il lievito in sardo si chiama madrighe o erminzione da Hermes e si ottiene lasciando fermentare per una settimana la pasta fresca. La settimana in sardo si dice chida e per questo la pasta lasciata acidare o achidare per 7 giorni prende il nome da achidada. Il pane tondeggiante su coccoi con l'uovo al centro rappresenta figuratamente la stella Aldebaran, detta in sardo cocco, che segnava proprio l'occhio del toro nella sua costellazione, quando 3000 anni prima di Cristo annunciava la Pasqua dopo l'equinozio di primavera. Il pane coccoi o coccone si preparava con la farina d'orzo, come ancora tradizione nella Barbagia sarda. Dal momento che l'impasto prodotto dalla farina d'orzo ha una scarsa attitudine alla lievitazione, il pane che ne consegue viene chiamato azimu, esattamente come il pane ebraico, o purilu, ossia senza lievito, da cui kena pura, venerdì per i sardi. Gli ebrei, secondo le sacre scritture, avevano mangiato per una settimana il pane d'orzo azimu, destinato alla cerimonia di Pasqua. La Bibbia racconta anche alcune fasi del conflitto tra ebrei e filistei. Nell'Esodo è spiegato come era formato l'esercito ebraico. Mosè costituì l'esercito in migliaia, centinaia, 50 e 10. Tale scala rispecchia esattamente l'ordine dell'esercito sardo-romano, diviso in centurie e in manipoli. Il profeta Samuele rievoca la grande sconfitta degli ebrei a opera dei filistei. I filistei attaccarono battaglia e Israele fu sconfitto. La strage fu molto grande. Dalla parte di Israele caddero 30.000 fanti. Il libro dei Numeri, sempre nella Bibbia, racconta dei primi combattimenti tra ebrei e filistei. Il re cananeo di Arad, che abitava nel Negev, appena seppe che Israele veniva per via di Attarim, attaccò battaglia contro Israele e fece alcuni prigionieri. Nel libro di Ezechiele, i cretei o curreti, aurighi del curru, il carro da guerra, sono ricordati dalla parte dei filistei. Così dice il Signore Dio: ecco, io stendo la mano sui filistei, sterminerò i cretei e annienterò il resto della costa del mare. Nel libro di Sofonia è citata una delle più violente invettive degli ebrei contro i filistei, professata da Ezechiele. Guai alla nazione dei cretei o curreti, la parola del Signore contro di te, Canaan, paese dei filistei. Io ti distruggerò, privandoti di ogni abitante. La morte di Saul, capo degli israeliti, è invece raccontata nel primo libro di Samuele. I filistei attaccarono Israele, trafiggendo i suoi soldati sul monte Gelboe. Il giorno dopo, i filistei appesero il corpo di Saul alle mura di Bet Sean. Il desiderio dei profeti israeliti di fare fuori per sempre i sardo-filistei è espresso nel primo libro di Samuele. Gaza sarà abbandonata e Ascalon ridotta a un deserto, Ashdod in pieno giorno sarà deportata ed Ecron distrutta dalle fondamenta. E seguono a dire: guai agli abitanti della costa del mare, alla nazione dei cretei, la parola del Signore è contro di te, Canaan, paese dei filistei, la costa del mare diventerà pascoli per i pastori, la costa del mare apparterrà al resto della casa di Giuda. Nella realtà, l'arca degli ebrei non vedrà mai il mare Mediterraneo della costa filistea, poiché gli israeliti non riuscirono a cacciare i pellagi da quelle terre. I sardo-filistei perderanno la loro libertà quando saranno sconfitti definitivamente dagli assiri di Tiglat-Pileser III nel 732 a.C., quasi in concomitanza con la presunta nascita di Roma del 753 a.C. 50 anni dopo la conquista della Palestina da parte degli assiri, Sennacherib riferisce che ad Ashdod i capi tribù gli portavano doni preziosi e gli baciavano i piedi.
Dopo la repressione della rivolta giudaica nel 135 d.C., l'imperatore Adriano cancellò il nome di Giudea sostituendolo con quello di Palestina, che già Erodoto aveva indicato come Palestine. È molto probabile che i romani conoscessero la storia antica dei loro antenati Perlaci, un tempo padroni di quei luoghi, e rinominarono quel territorio in onore della dea Pale, Palla o Balla, da cui è derivata con lieve corruzione la divinità di Baal, rappresentata con l'elmo cornuto dei Sardi. Ora, gli israeliani si accingono a completare con la conquista di Gaza i palestinesi quello che non sono riusciti a realizzare con i Sardi filistei. Ha ragione Alessandro Barbero quando dice che il regno di Israele non è mai esistito, ma hanno ragione anche i palestinesi nel richiedere parte di quei territori. Storicamente, però, come sostengono gli archeologi israeliani, quelle terre appartenevano ai Sardi. I Sardi hanno vissuto in Palestina per migliaia di anni. In base a questo primato, dovremmo anche noi accampare diritti su quel territorio? Lì noi abbiamo vissuto in pace, adorando il sole, la luna, le stelle, l'acqua, il fuoco e la madre terra che ci ha generati. Che razza di Dio è il vostro che incita ad ammazzare il vicino per sottrarre la sua terra? Pensate che seminando odio possiate raccogliere pace? Un Dio saggio direbbe: dividete la terra in due stati indipendenti, Israele e Palestina, e fermate la guerra. Pace in Palestina.